Benvenuto su Upgrade Connect, il progetto sovvenzionato dalla Comunità Europea e organizzato da Arts in Rome dall'Italia e Building Bridges dalla Spagna. Ti spiego subito di cosa si tratta, perché può interessarti davvero. Questa è la presentazione Upgrade Connect, il sito di riferimento è www.upgrade-connect.eu, è in doppia lingua sia in italiano che in spagnolo, così come le slide che troverai di seguito. E è dedicato ad artisti, artigiani e creativi. L'obiettivo qual è? È formare gli educatori degli adulti dai 18 anni in su e formare le persone creative. Ma su che cosa? Sul personal branding e sul marketing aziendale, attraverso un corso online molto ma molto pratico. Che cosa ha portato Arts in Rome e Building Bridges a creare questo progetto insieme? Gli artisti spesso mancano di abilità commerciali per trasformare la loro passione in professione. Riuscire a promuovere la propria arte, creare il proprio marchio, identificare le possibili fonti di reddito o pubblicità. Ciò riduce grandemente le vendite e influisce sullo sviluppo di nuovi progetti artistici. Verranno creati due moduli, ovvero due corsi online. Uno è il modulo 1 che sarà dedicato al personal branding per CC, che sarebbe Industrie Creative e Culturali, e Tool Digitali. Modulo 2, personal branding per artisti e tool digitale. Cosa apprenderai? Dal modulo 1, l'importanza del branding, quindi del tuo marchio personale. Secondo, come creare la tua immagine professionale, quindi non parliamo solo di hobby, ma di professione. Il marketing, come promuovere la tua arte nelle reti, quindi online, e anche il networking. Nel modulo 2 invece imparerai l'imprenditorialità nel mondo digitale, gli strumenti di business digitale, come creare un piano aziendale, trucchi di marketing per i creativi, molto interessante, e anche qui il networking con altre aziende creative. Per aziende creative si intendono anche le no profit che lavorano nel campo dell'arte. Le no profit che a seguito del Covid hanno grandi esigenze di imparare tutti quelli che sono i tool digitali per riuscire ad emergere anche attraverso l'online. Questa è la slide in spagnolo. Cosa significa CC? CC sta per Cultural and Creative Industries, ovvero sono le ditte individuali, micro, piccole e medie aziende che lavorano nel campo di arte e cultura. Come dicevo, in questo macro settore si intendono anche le no profit. Ma che cos'è il personal branding? Perché Upgrade Connect cerca di spiegare il personal branding attraverso l'online? È fondamentale perché è la tua immagine professionale, è composto da un nome, un'immagine, eccetera, eccetera, è ciò che rimarrà nella mente dei tuoi potenziali clienti. È fondamentale per riuscire a farsi riconoscere dalla tua clientela senza che fai tu la pubblicità. Info pratiche, dove? www.upgrade-connect.eu. Clicca sul sito, è in doppia lingua e troverai tutte le informazioni che riguardano il progetto. Quando? Da agosto 2022, quindi appena partito, ad aprile 2023. I video che stiamo creando mese per mese, Arts in Rome e Building Bridges, verranno gradualmente pubblicati in modo da poter mettere in pratica le lezioni, quindi a ogni video ci saranno degli esercizi e dei quiz a disposizione proprio per apprendere meglio la lezione. Come i corsi saranno liberamente gratuiti sul sito web www.upgrade-connect.eu per adattarsi ai tuoi programmi, quindi lo puoi vedere la sera, la mattina. Ci sarà anche un forum, esercizi e altri strumenti per iniziare a sviluppare il tuo profilo e l'attività professionale. Un consiglio, non appena studi la lezione, metti subito in pratica. I video sono in italiano o in spagnolo con i relativi sottotitoli, le slide sono in doppia lingua, gli esercizi saranno in entrambe le lingue. Ma chi può partecipare? Tutti gli artisti e creativi che risiedono in Italia o in Spagna e che vogliono allenarsi gratuitamente per sviluppare la propria attività, oppure passare dal hobby alla professione. Anche le entità culturali, creative e le no profit. Diamo però priorità ai professionisti con svantaggio geografico, economico e o sociale, in particolare delle aree rurali. Ma per che cosa? Per l'evento finale, perché intorno ad aprile 2023 in Italia, quattro partecipanti del corso online potranno partecipare gratuitamente all'evento finale, due italiani e due spagnoli, quindi non perdere l'occasione.
Queste le slide in spagnolo. Tutte le attività di cui vi ho parlato finora sono interamente gratuite, ma perché? Semplicemente perché sono state sovvenzionate dalla comunità europea. Quindi non perdere l'occasione, vai subito sul sito www.upgrade-connect.eu e se desideri contattarci, chiederci maggiori informazioni o supporto, puoi scrivere ad Arts in Roma o Building Bridges. Ti ringrazio e alla prossima!